Salve, mi chiamo Raccoon, vorrei diventare famoso su YouTube. Lei mangia merda? No. Frequenta personaggi improponibili? Direi di no. Ah, almeno le tette. È ovvio che no. Cioè, voi davvero credete che noi non sappiamo che cosa serve per fare successo su YouTube? Lo sappiamo benissimo. Il fatto che alcuni di noi non vogliano trattare determinati argomenti è per scelta. È per scelta, non perché non sappiamo cosa bisogna fare per avere successo. Lo sappiamo benissimo. Il fatto che è una convinzione. Perché sì, se YouTube ha determinati livelli significa anche sapersi vendere, questo significa comunque che non bisogna svendersi. Il fatto che ci siano alcuni fenomeni trash che possano avere successo, questo non implica che per avere successo bisogna per forza essere trash. Non significa questo. Per favore ragazzi, basta parlare dei fenomeni trash, basta fargli più pubblicità di quello che hanno. Cioè, se noi ci lamentiamo tanto che su YouTube quello che va male sono i fenomeni trash, smettiamo di fargli pubblicità. Ma perché vedo che ci sono un sacco di pagine incentrate sul parlar male della YouTube trash, che gli fanno ulteriormente pubblicità? Per favore ragazzi, cioè io sono a favore delle pagine Facebook che parlano YouTube, a favore dei vlogger come Bonetti, dell'Imello che parlano YouTube, ma per favore ragazzi, parlate della YouTube bene. Per dire, piuttosto che vedere un vlog in cui si parla della Sabri Gamer, io preferisco vedere un vlog in cui si parla, che ne so, di Sabaku no Maiku o Zeb per esempio, anziché parlarmi dell'ennesimo gioco brutto da evitare. Data la tua presunta conoscenza del mondo dei videogiochi, facci conoscere i videogiochi che invece vale la pena provare. Anziché parlare ancora male del nuovo Call of Duty perché ti porterà visualizzazioni, parlami bene di un gioco sparatutto che non conosco, così posso provarlo. Cioè ragazzi, proponiamo la cultura, proponiamo l'informazione. Questo significa fare YouTube, fare informazione. Che poi ragazzi, c'è ultimamente questa moda improponibile di criticare la community. Di criticare la community, come se il problema fosse la community. No! Il problema sono gli youtuber, il problema sono gli youtuber trash. Per favore ragazzi, cerchiamo di capire, non è il pubblico che sceglie lo youtuber, è lo youtuber che sceglie il pubblico. Che cosa voglio dire? Che se uno youtuber parla di determinati argomenti, seleziona a priori il pubblico che lo può seguire. Scorreggi nel microfono, ti seguirà il pubblico a cui piace che scorreggi nel microfono. Parli di cultura, ti seguirà il pubblico che gli interessa la cultura, praticamente. Ragazzi, per non essere chiaro, è evidente. Quindi basta parlare della YouTube trash, perché ho capito che se ne parla male, ma più se ne parla più gli si fa pubblicità. Quindi parliamo bene di chi merita, parliamo bene della YouTube bene. Se tutti quelli della YouTube bene ignoriamo la YouTube trash, cioè facciamo noi la nostra community, ci selezioniamo quindi il nostro pubblico, la nostra community, e tutti quelli che ci vorranno seguire saranno bene. Non esisterà questa community merda che si dice, perché non esiste ragazzi. Questo video ragazzi rimarrà unico, perché lo sapete benissimo che io non amo parlare di YouTube, ma questa è una cosa che devo dire, ci tengo a dire ragazzi, fatemela dire e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e vi invito a condividere questo video se condividete il mio pensiero ragazzi, per favore, che poi la community è come uno specchio, è come uno specchio, è la verità, tu dagli trash e ti risponderà trash, ma dagli entusiasmo, serietà e ti risponderà con la stessa moneta.